Allora, riprendiamo la nostra lezione dalla parte dedicata al Nuovo Testamento, il cui centro, il cui nostro filo conduttore è Gesù. Attraversando i quattro Vangeli ci troviamo di fronte a dei racconti che ci mostrano che Gesù osserva le feste ebraiche, si reca puntualmente al Tempio, ma che partecipa anche alle riunioni sinagogali. Gesù segue fedelmente sia il culto della sinagoga che quello del Tempio, ma ne dimostra l'incompletezza. Dovremmo leggere questi versi, chiedo a qualcuno di voi se avete la Bibbia, Matteo capitolo 23, versi 15 e 16. C'è Antonio qui vicino. Versi 15 e 16. Amen. Guai a voi, scrivi e farisei ipocriti, perché scorrete il mare e la terra per fare un proselito, e quando l'ho diventato ne fate un figlio della gente, il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno ha giurato per il Tempio non è nulla, ma se ha giurato per l'oro del Tempio è obbligato. Stolti e ciechi, perché cosa è più grande, l'oro, il Tempio che si santifica l'oro? Questi riferimenti ci mostrano come Gesù più di qualche volta ha condannato quelle che erano le pratiche che si tenevano al Tempio nel suo tempo. Vi ricordate anche di quando è entrato e ha cacciato fuori i cambiavaluti, i mercanti che erano nel Tempio? E più di un suo insegnamento ci rimandano a quel rapporto filiale con Dio. Infatti il capitolo 5, il capitolo 6 di Matteo ci danno alcuni insegnamenti sulla preghiera, ma soprattutto abbiamo l'esempio del Padre nostro, dove il rapporto con Dio è presentato come un rapporto filiale. Noi ci rivolgiamo a Lui in quanto Padre, non un estraneo, non un essere distante o sconosciuto. E questa relazione con Lui è fondata sulla purezza del cuore, una purezza del cuore che richiama l'integrità e altri elementi che abbiamo visto in quella che è la nostra chiamata, quegli aspetti caratteriali ma anche etici e morali della nostra vita. Gesù con la sua persona si presenta come culto a Dio, infatti egli ha dato se stesso a Dio, ma egli ha presentato una nuova realtà di relazione con Dio. Giovanni 4,23 recita: l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre, vedete, ritorna il Padre, in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Cristo per la nascente Chiesa diventerà il punto di convergenza di tutto il culto. Cristo è il centro del culto. Vedremo, ma possiamo già citare, che Paolo scriverà: noi predichiamo Cristo crocifisso, e Cristo al centro della liturgia, delle riunioni, delle attività della Chiesa. Si presenta come ultimo sacerdote, infatti offrirà se stesso, e nel fare questo egli è il sommo sacerdote, così come ce lo presenta l'Epistola agli Ebrei. Sommo ed ultimo sacerdote, infatti egli oggi è per noi non più un sacerdote, ma egli è il mediatore, così come scrive sempre l'Epistola agli Ebrei e così come scrive anche l'Apostolo Paolo. Rinnova la lettura dell'Antico Testamento in chiave profetica, egli riprende le citazioni e le applica alla sua persona, dandoci una prospettiva completamente nuova. Possiamo ricordare a tal proposito l'interpretazione, il commento che Filippo offrirà all'eunuco barone di Cantacea: intendi tu quello che tu leggi? Stava leggendo il rotolo di Isaia. Cosa farà Filippo? Prenderà quei testi e li applicherà alla persona di Cristo e aprirà quindi gli orizzonti
una nuova dimensione cultuale al barone di Candace, che è stato talmente lungo il viaggio, è stato talmente tanto il tempo che sono stati assieme, perché il barone di Candace non solo ha ricevuto quell'interpretazione, ma è stato anche ammaestrato sulle pratiche della nascente chiesa. Altrimenti come poteva chiedere a Filippo cosa mi impedisce di essere battezzato se non avesse avuto cognizione del battesimo? E leggendo il profeta Isaia, andando al tempio come giudeo o come ebreo o come simpatizzante da, che ne poteva sapere lui di battesimo? Quindi ha ricevuto anche questo ammaestramento lungo la chiacchierata con Filippo. Tutte le formule di benedizione che i testi, le epistole ci presentano sono in nome di Gesù, ma lo stesso Gesù, più punti, ci dice: tutte le cose che chiederete al Padre nel nome mio, egli ve lo darà. E espressioni molto simili. La prima comunità cristiana che gli Atti degli Apostoli ci presentano non può essere che la comunità di Gerusalemme. Questa comunità era essenzialmente ebraica e come tale accettava come parola di Dio quella che ora noi conosciamo come Antico Testamento. Ciò che distingueva questi primi cristiani dall'ebraismo tradizionale era la loro ferma persuasione che Gesù fosse il Messia promesso e che la salvezza potesse essere conseguita soltanto seguendo Lui. Essi continuavano a rendere culto a Dio alla maniera giudaica. Vi ricordate tutti gli episodi all'inizio degli Atti? Questi vanno al Tempio, vanno a pregare nel Tempio, continuano a partecipare alle feste giudaiche, continuano a praticare i riti del giudaismo, ma aggiungevano a questa ritualità giudaica la celebrazione della cena del Signore. Ricordate quante volte gli Atti degli Apostoli dice che alla fine delle loro riunioni oppure andavano di casa in casa e spezzavano il pane, quindi ricordavano il sacrificio di Cristo e la preghiera elevata a Dio in nome di Gesù. Tutto loro che fanno, tutte le loro richieste al Tempio, al Paralitico: non abbiamo nulla da darti, ma quello che abbiamo te lo diamo nel nome di Gesù, alzati e cammina. Prego Salvatore. Io mi chiedevo questo: quando si dice il nome di Gesù, in realtà anche Gesù stesso fa riferimento a una richiesta. Invece capita spesso, diciamo, nelle nostre comunità, noi stessi, che anche una semplice lode la si conclude con l'espressione nome di Gesù, quando poi non si è chiesto niente ma si è solo lodato di Dio. Quindi mi chiedevo perché avviene questo e se è giusto che avvenga. Questo avviene per far capire che si è finito di pregare. Questo è uno di quegli automatismi mentali che, siccome noi non abbiamo delle preghiere per iscritto, per far capire a chi ci ascolta che abbiamo finito di pregare, si aggiunge alla fine nel nome, non solo nel nome di Gesù, ma ci sono le due paroline magiche finali: benedetto in eterno, che sta a significare guardate che ho finito. Sono degli automatismi. Concordo con te, la lode a Dio non è richiesta, cioè è solo una lode, cioè, ma anche il Padre Nostro, se seguiamo il modello del Padre Nostro, poi dite Gesù con la forma di comunicazione. Prego Mimmo. No, io volevo capire la necessità che si andava al Tempio, al tempo stesso si frequentava la sinagoga. Non era una necessità. La Chiesa non aveva ancora le sue organizzazioni. Noi dovremmo cercare di calarci in quel contesto storico. Sull'Alto Solaio c'è stata l'esperienza della Pentecoste, ma questi hanno difficoltà a predicare, sono minacciati, sono perseguitati, sono zitti, sono incarcerati, sono tollerati in alcuni casi. Si incontrano per pregare tra di loro, ma il pregare tra di loro e lo spezzare il pane è un modo per incoraggiarsi a continuare nella fede e nel mandato ricevuto. Però nella loro pratica religiosa Gesù non gli ha mai divietato di andare al Tempio. Gesù è andato al Tempio con loro. Gesù ha vissuto la sua vita da giudeo praticante, per cui
loro hanno continuato a fare quello che hanno visto fare a Gesù. Poi successivamente, ecco, quando questa chiesa ha cominciato ad elaborare la sua teologia, quando sono cominciati a nascere i problemi, la circoncisione, i riti di purificazione, abbiamo le difficoltà tra Paolo e Pietro proprio a tal riguardo, quando la chiesa ha cominciato a riflettere, ha cominciato a prendere le sue decisioni, ma nello staccarsi dal culto giudaico ha costruito il proprio culto. Non si andava più il sabato nella sinagoga, ma si è fatto il culto domenicale, non più il sabato, questo lo dovremmo vedere anche con le nostre schede, giorno di attesa, di incontro con il Signore, ma siccome il Signore Gesù era risorto in giorno di domenica, ecco l'inizio, il giorno da ricordare, da incontrarsi, è diventato la domenica. Però teniamo presente che questi, nessuno, Gesù ha fondato la Chiesa, ma non l'ha organizzata, non l'ha strutturata, tutte le organizzazioni sono umane, non l'ha strutturata nella liturgia come oggi, quello è un processo di tempo. Ecco perché anche oggi, in quella che è la tradizione soltanto evangelica, abbiamo tante forme di culto, alcune delle quali a volte anche in antitesi, opposte l'una all'altra nella forma, dove c'è addirittura tutto scritto, tutto programmato, tutto recitato, e alcuni culti dove è tutto lasciato all'improvvisazione, spesso in maniera a volte anche blasfema, messo sotto, no, sotto la guida dello Spirito, perché non c'è la volontà di riflettere le cose, di programmare, di organizzarsi, di arrivare anche al culto, qua poi ci arriviamo dopo, arrivare al culto preparati, meditati, strutturati, edificati, vabbè, il Signore mi guida, il Signore mi guida. Siamo delle barche sopra le onde del mare, dove ci porta il mare, lì andiamo. E così non deve essere assolutamente. Infatti, ecco qui, la domenica, sebbene i cristiani si radunassero quotidianamente per pregare, per la comunione fraterna, la predicazione e l'insegnamento, perché dagli Atti degli Apostoli questo noi evinciamo, il giorno principale della settimana per rendere culto a Dio era stato spostato quasi sin dall'inizio, dal sabato alla domenica, perché era il giorno della risurrezione. E se qualcuno di voi era presente all'istituto biblico del lunedì, quando abbiamo parlato di onorare il giorno di sabato, abbiamo approfondito anche l'aspetto della domenica. L'ordine del culto, sono stati gli apostoli a cominciare a dare neanche delle norme, delle indicazioni. Non è chiaro quale fosse l'ordine del culto stabilito dagli apostoli, ma era comunque molto semplice. Il Nuovo Testamento e gli scritti non canonici dell'epoca indicano che sebbene gli elementi del culto non avessero una sequenza fissa, il punto culminante era la frazione del pane. Infatti ritorna sempre questa espressione dello spezzare, tutte le riunioni si concludevano con lo spezzare il pane, anche se poi in alcuni casi lo spezzare il pane era accompagnato da banchetti, così come a volte avviene nelle nostre riunioni cellulari, e si arrivò al punto da divietare quei banchetti, perché siccome c'era il banchetto c'erano molti che partecipavano alla riunione soltanto per il banchetto. Il culto nella chiesa primitiva, noi riusciamo ad avere qualche straccio, qualche indicazione dal testo della Didache, risalente a un periodo che va tra il 95 e il 150 primo dopo Cristo. Questa fonte ci dà una descrizione dettagliata di come la cena del Signore fosse celebrata, incluse le preghiere, indicazioni liturgiche ed usi. Erano incluse formule fisse di preghiera, ma veniva lasciato ampio spazio alla preghiera spontanea. Si richiedeva pure che la confessione di peccato precedesse la celebrazione della cena del Signore. Proprio rifacendosi agli ammonimenti di Paolo, qualcuno di voi che si accosta in maniera indegna, ce ne sono molti che addirittura sono infermi, altri sono morti, e questo aveva indotto ad avere un momento di confessione pubblica dei propri peccati prima della cena del Signore.
cena del Signore, di cui troviamo qualche breve descrizione anche in altri testi. Giustino Martire, nella sua Apologia prima, secondo secolo, descrive la cena del Signore come Eucaristia, che vuol dire ringraziamento. Come fa la Didache? Nel descrivere il servizio di culto scrive: le memorie degli apostoli, riferendosi ai Vangeli e gli scritti dei profeti, erano letti ad alta voce fin tanto che il tempo lo permetteva. Vi ricordate in una riunione di Paolo che Atti dice si protrasse fino a tarda notte, quando il bambino si addormentò sulla finestra e finì giù sulla finestra? Oltre ad insegnare, in quell'incontro sicuramente l'apostolo leggeva i testi, leggendo i testi li ampliava e li commentava. Senza dubbio gli scritti dei profeti erano i libri dell'Antico Testamento. Dagli scritti di Giustino Martire è chiaro che le chiese avevano un ordine del culto definito, stabilito per tradizione, ma il culto era molto semplice. A questi incontri partecipavano i credenti, i quali, quelli che erano stati battezzati, celebravano la cena del Signore con una forma proprio di un vero pasto. Molto presto questo pasto viene separato dal sacramento propriamente detto ed era chiamato agape, cioè festa d'amore. L'agape, che tante volte noi richiamiamo questo termine proprio per degli incontri fraterni, inizialmente era il banchetto della cena del Signore. C'era proprio un pasto dove alla fine si celebrava la santa, quella che noi conosciamo come la Santa Cena, i simboli del pane e del vino. Ma subito, nei primi secoli, questa cosa fu staccata dal culto. Con il IV secolo l'osservanza dell'agape si estingue, soprattutto a causa dei disordini di condotta che causava. L'uomo, l'essere umano, è sempre stato lo stesso. Il gomitino che s'alzava, la cena che cadeva in gozzo vino, e quando uno perde il controllo di se stesso, la cena del Signore diventava la cena di Mammone. E abbiamo dei riferimenti a questo divieto in una lettera ad Aurelio scritta da Agostino. Ma ritorniamo al testo biblico. L'apostolo Paolo, parlando delle riunioni, menziona rivelazioni, glossolalia e interpretazione delle lingue come parte della pratica consueta del culto in alcune chiese. L'esercizio di questi carismi o doni spirituali era regolato in modo stretto affinché il culto si svolgesse in buon ordine. Ogni cosa sia fatta con dignità e con ordine, recita 1 Corinzi 14:40. La libera espressione dello spirito andava accanto alle espressioni liturgiche fisse. Il culto era diviso in due parti. La prima, un adattamento e un'espansione del culto ebraico che avveniva nelle sinagoghe, quindi c'era un tempo di lode, preghiera e insegnamento. La seconda parte del culto era la cena del Signore. E sull'usanza del culto sinagogale c'era sempre alla fine di una riunione la colletta, ed era una colletta fatta esclusivamente per i poveri, visto che non c'erano ancora dei locali. Queste riunioni ruotavano, si facevano nelle case, questo ci dice ancora Atti degli Apostoli. L'osservanza delle festività annuali da parte del giudaismo fa sorgere nei cristiani l'idea di un anno ecclesiastico. Ecco, quando si comincia a maturare che quelle feste oramai con Cristo non hanno più senso per la nuova comunità, come si fa? Sono feste comandate, bisogna sostituirle, bisogna dare l'alternativa a chi oggi è cristiano, e allora si ha l'idea di un anno ecclesiastico o anche anno liturgico. Ma questo tentativo di santificare l'intero anno con una successione di feste sacre si sviluppa lentamente. La Chiesa primitiva non aggiunge le feste del Natale
e dell'Epifania se non nel IV secolo. E l'anno liturgico, come ora osservato, sia quello del calendario, con tutti i rimandi alle festività del calendario, che parte del mondo evangelico, noi inclusi, abbiamo difficoltà a seguire, viene realizzato nel VI secolo. Ma inizialmente quel calendario non era un processo idolatrico, non era un'idea idolatrica, era un modo per scandire il periodo dell'anno cercando di dare al credente delle tappe di vita spirituale. Ed è quello che in minima parte ancora oggi la Chiesa Cattolica fa, scandendo sulle varie feste dei periodi di fede nel corso dell'anno. Però oggi i nostri tempi, con quello che è il lavoro, con quelli che sono i nostri ritmi di vita, è diventata una cosa molto difficile seguire un calendario. Sin dal secondo secolo però si rileva un graduale allontanamento dalla fede evangelica e dal culto libero descritto dal Nuovo Testamento, un cambiamento che cambierà il cristianesimo primitivo, come tutte le cose. Dove ci mette mano l'uomo è automatico. È molto difficile operare umanamente rimanendo legati all'opera di Dio e all'opera dello Spirito, perché tutto ciò che opera d'uomo e lo si cerca di normare, di rendere legge, è un dato di fatto che la legge ucciderà sempre lo Spirito. Dove si porta organizzazione e questa organizzazione diventa rigida, si pongono dei paletti, a lungo andare spegnerà automaticamente lo Spirito. Non perché lo Spirito non opera più, ma perché la mente dell'uomo si abitua ai paletti. Si vedono le canne striate di Giacobbe e si immagina la vita a strisce come la immaginarono le pecore di Labano, che poi diventarono quelle di Giacobbe. È chiaro, dall'ordinamento del culto proposto da Ippolito, e il documento risale al 236, come fosse avvenuto uno sviluppo considerevole nelle forme rispetto all'uso antico. Ma il culto allora era comunque semplice e relativamente breve, come pure libero fossero gran parte delle preghiere. La tragedia arriva con Costantino, il vidi, vixit e vincit. Lì nascono i problemi. Quando con Costantino il cristianesimo diventa religione ufficiale dell'impero romano, la nuova immagine pubblica fa nascere le chiese, cominciano ad edificarsi i luoghi pubblici, chiese. Ma siccome la chiesa è imperiale e l'imperatore è un cerimonioso, ha bisogno di sfarzo, di cerimonie, per ringraziare, per magnificare la bontà di questo imperatore, si costruiscono delle cerimonie sfarzose. Anche il culto diventa una manifestazione della forza dell'impero romano. Ecco che si passa dallo spirito alla carne. Si dimentica quello che si era prima e si passa a un processo che andrà a spegnere tutto quanto. Si apre così la via per trasformare la cena del Signore nella messa papale, con tutti gli abusi che da questo si sviluppano nel cattolicesimo medievale. La messa originariamente era un rito semplice, con due suddivisioni di base: la liturgia della parola e la liturgia del cenacolo. Gradualmente la semplice mensa della cena è sostituita con un altare posto contro un muro e il presbitero officiante, ad imitazione delle religioni pagane giustificate con le pratiche dell'Antico Testamento, diventa il sacerdote che va all'altare per offrire un sacrificio per il popolo che non poteva farlo da sé. E il miglior cattolico provi ad obiettare questo: quando il sacerdote
va al tabernacolo, quando eleva il calice, spezza il pane, si ripete il sacrificio. Siamo ritornati al rito dell'Antico Testamento, quello che Gesù aveva completato e messo da parte. Ma non bastasse questo. Alla fine del IV secolo, quando la realtà della presenza di Cristo nella comunione si trasforma in una concezione estremamente localizzata della sua presenza nel pane e nel vino, la famosa transustanziazione, cominciano ad essere elevate barriere fra l'altare e il popolo. Il luogo dove c'è questa manifestazione è troppo santo, è troppo sacro. Ricordate il tabernacolo? Luogo santo, luogo santissimo. La cena del Signore non è più un gioioso momento conviviale di riconoscenza, diventa il sacrificio del corpo e del sangue di Cristo, qualcosa destinato a impressionare, a intimidire, quasi ad accostarsi a quei simboli con paura e qualche volta anche con sospetto. L'importanza del distacco dall'insegnamento e dalla pratica del Nuovo Testamento non si potrà mai abbastanza sopravvalutare. Rappresenta una svolta fondamentale nella storia del culto della Chiesa cristiana, che ha per risultato l'eliminazione di gran parte di ciò che era caratteristico nella pratica apostolica. I fedeli diventano semplici spettatori che osservano l'attività del sacerdote all'altare. Il culto biblico era un momento di edificazione comune. Ricordate cosa scrive Paolo agli Efesi? Chi ha dei salmi, chi degli inni, chi delle testimonianze, ciascuno contribuisca, porti la sua parte per l'edificazione comune. L'esercizio dei ministeri dati per l'edificazione comune, la manifestazione dei doni dello Spirito per l'utilità comune, tutto questo con l'organizzazione, la struttura viene a morire. Si sviluppano così le dottrine della transustanziazione, la penitenza, le opere meritorie, che molti riconosceranno a suo tempo come discutibili innovazioni scarsamente compatibili con il messaggio delle Sacre Scritture, espressione di una spiritualità largamente insoddisfacente. Questo sarà uno dei fattori che renderanno necessaria e inevitabile un'altrettanta radicale riforma. Vi basta riguardare il film su Lutero per rendervi conto nel tempo post-medioevo, quindi che precede la riforma, quello che era l'approccio al culto, che cos'era, ma soprattutto quella che la Chiesa imperiale, il luogo di potere, faceva ai credenti, che non erano altro che delle spugne da spremere, da cui ricavare soldi per le conquiste del Papa. Per grazia di Dio, dopo tutta questa triste situazione si innesta la riforma, per la quale abbiamo un quarto d'ora a nostra disposizione. Non possiamo parlare di riforma, ma la riforma cosa produce? Produce anche una trasformazione del culto. Nel momento in cui si mette in discussione la figura del Papa, nel momento in cui si mette in discussione la salvezza per meriti, quindi non occorre più un sacrificio. La messa come sacrificio è un abominio. Cristo è morto, la nostra salvezza oggi è per grazia, è la fede in Lui che ci permette di ricevere il dono della salvezza. Tutti questi input sollevati dalla riforma vanno a scardinare il culto cristiano fino a quel tempo. Quando si comincia ad essere in disaccordo, non si può più riformare quel culto, non si può più riformare quella chiesa, ma bisogna progettare, lavorare a un nuovo culto. Deve nascere una nuova chiesa, deve nascere una nuova comunione spirituale dei credenti. Uno dei testi che avrete a disposizione è il culto nella prospettiva riformata, dove su due paginette vengono ribaditi questi concetti. Io vi cito solo l'apporto di Martin Lucero,
a proposito, quando nel 1524 lui metteva per iscritto che il culto dovesse contenere lettura e insegnamento delle scritture, comunione intesa nello stare insieme, è una comunione che doveva convogliare nel mettere le proprie disponibilità economiche a disposizione dei più poveri, degli indigenti. Cioè, se stiamo insieme, questa comunione si deve anche manifestare in maniera pratica. Celebrazione del battesimo e della cena del Signore. Per cui nel culto si inseriscono questi due momenti. Quando ci sono dei nuovi convertiti, quindi a tutte le riunioni c'erano dei battesimi. Quando i battesimi non sono più qualcosa di continuo e di frequente, perché la comunità è cresciuta al punto tale che il battesimo diventa un momento più raro, rimane l'esclusività della cena del Signore. E poi la preghiera inserita all'interno del culto. Per la preghiera si dedica addirittura un culto a parte, se la preghiera è intesa da vivere come attività quotidiana. Quindi la comunità si deve riunire per pregare tutti i giorni, ma se non c'è la possibilità di riunirsi, il credente deve vivere la sua preghiera tutti i giorni. Il culto diventa il centro di Cristo, il kerygma. Cristo è al centro. Tutto ciò che si fa nel culto deve avere come obiettivo Cristo. La lode a Cristo, la lode a Dio attraverso Cristo. La predicazione deve innalzare, deve richiamare, deve ricordare il sacrificio di Cristo. Si evangelizza partendo da Cristo, perché è Lui la via della nostra salvezza. Nel culto ci deve essere il richiamo a Dio, il bisogno di relazionarsi a Dio. Troverete una parolina un pochettino forse sconosciuta, la dimensione epicletica, però il testo vi dice epiclesi è una preghiera che invoca il nome e la presenza di Dio. Cercate la mia faccia, cioè il momento del culto non è l'esternazione dell'umanità nostra, ma il momento in cui ci si riunisce per cercare la presenza di Dio, per cercare la faccia di Dio. Nel culto c'è la dimensione profetica, l'opera dello Spirito, la manifestazione dei doni, l'esercizio dei doni. C'è un aspetto sapienziale, che è la manifestazione dei ministeri, ma anche la predicazione della parola, l'annuncio della parola, è una condivisione, una distribuzione della sapienza di Dio. E tutto questo nella dimensione dell'alleanza, il nuovo patto che Cristo è venuto a stabilire con noi e per noi con il Padre. Su queste che sono le basi del culto riformato, nel tempo si è arrivato poi, qualche centinaio di anni fa, alla forma del culto pentecostale, al quale abbiamo inteso dedicare 2 ore del nostro laboratorio per analizzare le manifestazioni del culto, per soffermarci su delle cose che accadono, possono accadere nel culto e su tutte le figure che partecipano al culto pentecostale, al quale sarà dedicata, se non la prossima, la riunione che verrà tra 2 settimane. Qui si conclude il nostro percorso di questa sera e ci fermiamo.